Vi ringrazio per aver accettato, diciamo, l'invito di partecipare a questa serata che per noi è molto importante. È una serata in cui parleremo di inquinamento e salute, e questa ci sembrava la location migliore per parlare di un problema di questo tipo, come l'inquinamento. Abbiamo questa sera come relatori il dottor Alessandro Gambarara dell'Università Urbino, il dottor Luca Imperatori, che è una nostra conoscenza da un paio d'anni, articolo 32, perché segue, organizza e partecipa ai nostri diciamo, corsi che facciamo di prevenzione, e il dottor Ruggero Ridolfi dell'ISDE. L'ISDE è l'Associazione Medici per l'Ambiente, un'associazione con cui questo territorio ha un rapporto da oltre 10 anni, perché ci ha assistito prima in diverse battaglie ambientali che abbiamo fatto, a partire da quella contro gli inceneritori di biomasse di Schieppe, contro gli inceneritori in generale nella nostra provincia e nella regione, e siamo riusciti insieme a ISDE e insieme ovviamente a tutte le comunità che hanno in qualche modo aderito e che si sono organizzate a creare una cultura, una coscienza critica che ci ha permesso di accantonare l'idea nefasta per noi almeno degli inceneritori 10 anni fa e di imboccare quella più virtuosa sicuramente della raccolta differenziata. Se poi riuscissimo anche a fare qualcosa sulla riduzione dei rifiuti sarebbe ancora meglio. Comunque ISDE, dicevo, è stata una risorsa per noi, in un primo momento ci ha aiutato per le battaglie ambientali e continua a seguirci come articolo 32 ONLUS, perché diciamo, siamo in continuo contatto con il dottor Carlo Romagnoli, che è un membro dell'ISDE, è un referente dell'ISDE dell'Umbria, e che ci ha aiutato a organizzare diverse cose, e anche ci ha dato l'input, diciamo, per diverse idee, per diversi servizi che stiamo portando avanti. Non rubo altro tempo, lascio la parola al dottor Gambarara. Buonasera a tutti. Intanto, innanzitutto ringrazio il dottor Sadori e ringrazio gli organizzatori per l'invito, un invito che accetto sempre ben volentieri, perché queste ritengo siano delle iniziative estremamente importanti per dare informazioni corrette alla popolazione, alle persone, soprattutto in un ambito come l'inquinamento elettromagnetico, dove sinceramente le informazioni sono spesso molto carenti da un lato, ma soprattutto quando ci sono molto semplificate, sono spesso discordanti, e quando l'informazione non è coerente è chiaro che allontana le persone dalla problematica, e allontanando le persone dalla problematica poi anche i problemi stessi vengono gestiti in maniera magari superficiale o comunque non con la dovuta attenzione. Quindi parleremo di inquinamento elettromagnetico, e con il mio intervento porteremo l'attenzione sugli aspetti fisici e tecnici della problematica, andando a vedere le modalità di monitoraggio, i limiti di esposizione e le distanze di rispetto dalle sorgenti ambientali piuttosto che dagli elettrodomestici, comunque device di utilizzo comune, di utilizzo comune. Quando parliamo di inquinamento elettromagnetico parliamo di due grandi, lo distinguiamo in due grandi tipologie: inquinamento elettromagnetico in bassa frequenza. Quando parliamo di bassa frequenza parliamo di frequenze che siamo nelle extremely low frequency, cioè le frequenze estremamente basse, quindi da 0 fino a 300 kHz. La frequenza diventa una grandezza estremamente importante per le onde elettromagnetiche, perché è la grandezza che caratterizza l'onda, che ne caratterizza l'impiego, ma ne caratterizza anche l'interazione poi con il nostro organismo, e quindi distinguiamo quindi tutte le onde elettromagnetiche sulla base della frequenza. Quindi in bassa frequenza l'inquinamento elettromagnetico principalmente siamo nell'ordine dei 50 Hz, quindi tutti gli apparati che sono collegati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, all'utilizzo di energia elettrica alla frequenza di rete, quindi dalla produzione fino all'interno delle nostre abitazioni, fino all'interno dei nostri luoghi di lavoro.
L'altra grande tipologia invece è l'inquinamento direttamente in alta frequenza, e con l'alta frequenza invece prendiamo tutte quelle frequenze da 300 kHz fino al limite dell'infrarosso, infatti siamo fino all'ordine dei 300 GHz, e qui all'interno ovviamente le sorgenti con cui noi abbiamo più a che fare quotidianamente sono tutte antenne per la, per la radiodiffusione, per le telecomunicazioni mobili, per la banda cittadina, piuttosto che tutte le telecomunicazioni delle forze dell'ordine, fino all'utilizzo naturalmente delle trasmissioni radar per il controllo militare. Sia la bassa che l'alta frequenza, sia con la bassa che con l'alta frequenza, siamo in una regione di spettro elettromagnetico, quella che qui sembra sul marrone, che è nella zona delle radiazioni non ionizzanti. Cosa vuol dire radiazioni non ionizzanti? Sono quelle radiazioni che hanno una frequenza tale per cui l'energia dell'onda elettromagnetica non è così forte da essere in grado di rompere i legami chimici delle molecole o delle macromolecole, quale potrebbe essere anche il DNA. E al contrario invece delle radiazioni non ionizzanti, quali il raggi X o il raggi gamma, che hanno frequenze ancora più alte. Però attenzione, che questo non è che vuol dire che la radiazione sia più innocua o sia meno dannosa, è solo una modalità di interazione differente con l'organismo con cui ha a che fare. Abbiamo solo noi una modalità magari diversa di fare del monitoraggio, di rilevarle. Però ecco, questo non vuol dire che insomma abbiano effetti diversi, soprattutto meno dannosi di altri tipi di onde elettromagnetiche. Ecco, quella, torno indietro un attimo, scusate, in questa regione di spettro che noi vediamo, quindi da zero fino al limite dell'infrarosso, è molto importante perché abbiamo riempito noi questa parte di spettro elettromagnetico praticamente da 50-60 anni a questa parte, non di più. Di conseguenza il nostro organismo non ha fatto in tempo a sviluppare dei sensori atti a poterci difendere dalla presenza di queste onde elettromagnetiche, perché non ce ne accorgiamo se siamo esposti, cosa che invece avviene quando siamo esposti al calore del fuoco piuttosto che alla luce del sole, che sono onde elettromagnetiche lo stesso, ma dalle quali sappiamo difenderci perché abbiamo sviluppato dei sensori nell'arco della nostra evoluzione. Per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico di cui parliamo questa sera, invece non abbiamo avuto questo tempo, perché di fatto l'esposizione massiva a questo tipo di onda elettromagnetica avviene da 50 anni. Se pensiamo alle telecomunicazioni mobili, avviene da 20 anni, poco più. Quindi questa è già una peculiarità di questo inquinamento, dell'inquinamento elettromagnetico. Una seconda peculiarità ovviamente è il fatto che in questi pochi anni c'è stata una esponenziale diffusione dell'esposizione dovuta a un esponenziale aumento delle sorgenti, dall'elettrificazione, quindi elettrodotti, elettrodomestici, macchinari elettrici, alla telecomunicazione ovviamente, prima radio e poi naturalmente la telecomunicazione mobile e naturalmente l'estrema diffusione poi dei device mobili che portiamo tutto il giorno attaccato al nostro corpo. Una peculiarità che possiamo invece ritenere, diciamo, positiva è il fatto che essendo radiazioni non ionizzanti non contaminano l'ambiente. Quindi nel momento in cui avessi bisogno di bonificare una situazione, è chiaro che è sufficiente che io rimuova la sorgente o spenga la sorgente per ripristinare le condizioni ambientali. Bene, passiamo ad analizzare un pochino più nel dettaglio queste due tipologie di inquinamento elettromagnetico. Le analizziamo un pochino più nel dettaglio perché naturalmente le caratteristiche sono differenti dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'utilizzo e dal punto di vista dell'interazione con il nostro corpo. Anche perché consideriamo il fatto che in bassa frequenza il campo elettromagnetico a 50 Hz che viene generato è di fatto un sottoprodotto dell'utilizzo dell'energia elettrica, non è un prodotto che serve a distribuire qualcosa, non è un mezzo, è solo un sottoprodotto, diciamo è quasi uno scarto dell'utilizzo dell'energia elettrica, perché è un campo magnetico, elettromagnetico di cui non facciamo nulla. Invece per quanto riguarda l'alta frequenza, ovviamente l'onda elettromagnetica è proprio il mezzo attraverso il quale noi trasmettiamo i dati. Ecco, questa è la differenza. Comunque per la bassa frequenza, le caratteristiche fisiche del campo elettromagnetico alla frequenza di 50 Hz fanno sì che nelle zone in cui è esposto l'uomo, quindi nelle zone in cui abbiamo campi significativi per l'esposizione umana, le due entità, campo elettrico e campo magnetico, si comportano dal punto di vista fisico come i campi statici, di conseguenza sono due entità separate, a sé stanti, che io quindi anche dal punto di vista del monitoraggio devo misurare separatamente con strumenti adeguati e diversi l'uno dall'altro. Di fatto nella realtà il campo elettrico viene trascurato per il semplice motivo che è facilmente schermabile già da conduttori messi a terra, quindi quali piante, alberi e i muri delle abitazioni,
e all'interno dei conduttori, quale anche il nostro organismo, è nullo, si annulla di fatto per legge fisica. Quindi l'interesse è sempre rivolto al campo magnetico, che invece è difficilmente schermabile, e naturalmente nel nostro organismo genera correnti indotte che di fatto possono poi creare dei danni a lungo termine, oppure anche come effetto acuto spesso, perché naturalmente se siamo esposti ad intensità piuttosto elevate, particolarmente elevate, conosciamo bene quali sono i limiti e conosciamo bene anche quali sono gli effetti. Quindi ci troviamo quando misuriamo il campo magnetico, ci troviamo in una zona che viene definita campo reattivo o campo vicino, questo giusto per conoscenza personale, perché naturalmente queste zone fisicamente sono dell'ordine di decine di chilometri, quindi ovviamente quando siamo esposti al campo magnetico emesso da un elettrodotto è chiaro che abbiamo dei valori di campo significativi fino a 100, 150 metri, 200 metri dall'elettrodotto, non di più. Ecco qui vediamo sì, una carrellata degli elettrodotti in generale, che sono le grandi sorgenti ambientali che emettono campo magnetico nell'ambiente in funzione della corrente che passa nei cavi, negli elettrodotti, in funzione dell'altezza degli elettrodotti stessi e in funzione quindi della distanza delle abitazioni, in funzione della distanza naturalmente delle abitazioni rispetto alle linee e rispetto agli elettrodotti. C'è da fare una differenza. Naturalmente negli elettrodotti sono comprese anche le grandi centrali elettriche piuttosto che i trasformatori. Solitamente, se è vero da un lato che in prossimità delle grandi centrali elettriche piuttosto che dei grandi trasformatori i valori di campo magnetico emessi sono estremamente alti nelle immediate vicinanze, è anche vero che già a distanza dell'ordine di 10-15 metri questi campi si abbattono notevolmente. Di conseguenza anche in prossimità già di una recinzione di una centrale elettrica i campi magnetici emessi dagli apparati che sono al suo interno sono già abbattuti. C'è grande differenza invece con le linee dell'alta tensione, cioè con le linee che partono dalla centrale elettrica e poi naturalmente si dipartono per distribuire l'energia elettrica. A questo punto, proprio per la geometria stessa dei conduttori e per la grande intensità di corrente che passa nei cavi, possono impattare sull'ambiente con campi significativi anche per centinaia di metri. E qui vediamo naturalmente al variare della tensione quali sono, questo è un calcolo che avevo fatto per un lavoro della provincia di Pesaro ormai nel 2000, e si vede come per rispettare lo 0,2 microtesla, che adesso vedremo cosa significa, ci vogliono almeno 150 metri dalla proiezione dell'asse della linea a terra di un elettrodotto a questa tensione. Perché 0,2 microtesla? 0,2 microtesla è un limite che è stato individuato da numerosi studi epidemiologici condotti già dalla fine degli anni 80, che hanno evidenziato che popolazioni esposte a valori di campo magnetico superiori a questo valore, 0,2-0,4 microtesla, presentavano in maniera statisticamente significativa dei fattori di rischio superiori a 1, nel 2000 è stato accertato più o meno un fattore di rischio raddoppiato, soprattutto per quanto riguarda l'associazione con la leucemia infantile. Sulla base soprattutto degli studi del 2000, lo IARC classificò il campo magnetico a 50 Hz tra i possibili cancerogeni, già dal 2001. Però di fatto gli enti preposti a raccomandare i limiti di esposizione e di conseguenza poi anche gli stati membri in Europa che dovevano legiferare non si sono mai preoccupati degli effetti a lungo termine dell'esposizione al campo magnetico in bassa frequenza, si sono sempre preoccupati di l'IPNIRP, che era l'ente internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, che diciamo è l'ente che promulga limiti, che raccomanda i limiti a livello europeo. Si è sempre occupata di dare dei limiti per tutelare la popolazione dagli effetti acuti, quindi dall'effetto immediato, quindi mi espongo a un certo valore o il mal di testa piuttosto che un arresto cardiocircolatorio, però non si è mai preoccupata di dare dei limiti per l'esposizione a lungo termine per gli effetti cronici, perché non ha mai ritenuto esaustivi gli studi condotti fino a quel momento. L'Italia, sia per la bassa frequenza che per l'alta frequenza, è una tra gli stati a legiferare in maniera piuttosto restrittiva da questo punto di vista, però di fatto rispetto a uno 0,2-0,4 microtesla che abbiamo visto prima, anche i limiti in Italia non sono così cautelativi come dovrebbero essere, perché anche l'obiettivo di qualità previsto dal DPCM dell'8 luglio 2003 prevede un 3 microtesla per le nuove installazioni in prossimità di abitazioni o viceversa per nuove abitazioni in prossimità di elettrodotti,
che è un limite estremamente più alto dello 0,2 microtesla. E lo 0,2 microtesla è stato un limite adottato anche dal gruppo di lavoro B-Initiative, che è un gruppo di lavoro di studiosi internazionali che si riunisce ogni anno e valuta tutti gli studi condotti fino a quel momento e poi sulla base delle risultanze raccomanda dei limiti di esposizione, e questi sono quelli che espone. In Italia effettivamente l'unica chiamiamolo istituzione che tutela la popolazione da questo punto di vista è stata la magistratura civile, che con numerose sentenze si è espressa inibendo l'installazione di nuove linee elettriche in prossimità di abitazioni nel momento in cui si riteneva che l'esposizione potesse essere superiore al 0,4 microtesla. Come possiamo difenderci noi? In questo caso ovviamente dalle grandi sorgenti ambientali è la normativa che ci dovrebbe difendere, altrimenti altre cose sono difficili da fare, meno che non ci rivolgiamo alla magistratura, come abbiamo visto. D'altro canto però all'interno delle nostre abitazioni, piuttosto che all'interno dei nostri uffici magari, dove è possibile, possiamo comunque attuare delle azioni che possono minimizzare la nostra esposizione semplicemente allontanando le sorgenti. Ne abbiamo tante in casa, però è anche vero che le sorgenti che abbiamo in casa sono sorgenti che già a 50 cm, metro di distanza attenuano tantissimo il campo magnetico. Come vedete dal grafico, praticamente questo qui è un tipico trasformatore, preso naturalmente come esempio, se attaccato al trasformatore posso avere dei valori di campo magnetico anche molto elevati, già a 45-50 cm di distanza il valore si abbassa al di sotto di quel limite raccomandato che è 0,2 microtesla, e quindi a un metro di distanza più o meno ottengo il valore di fondo ambientale presente. Quindi queste distanze le possiamo anche per tenere in considerazione per tutti gli altri elettrodomestici che abbiamo all'interno delle nostre abitazioni, e tenendo presente però il fatto anche che queste distanze devono essere mantenute da elettrodomestici che si trovano magari anche nella stanza adiacente, perché il campo magnetico, come ho detto prima, passa indisturbato anche attraverso i muri delle abitazioni. E quindi questo vale sia per elettrodomestici in casa che anche per gli strumenti che magari vengono utilizzati più comunemente negli uffici. Cosa diversa negli ambienti di lavoro, perché negli ambienti di lavoro i limiti previsti sono più alti, ovviamente, e negli ambienti di lavoro è possibile avere anche dei motori elettrici o altre apparecchiature che di fatto possono emettere dei campi magnetici o elettrici anche estremamente più elevati. Andando ad approfondire invece il discorso dell'alta frequenza, scusate, vado un po' veloce per non rubare spazio anche agli altri relatori, però dopo poi alla fine avremo il tempo per fare il dibattito e quindi per tornare anche sugli argomenti su cui magari sono andato troppo veloce e quindi non sono stato chiaro. In alta frequenza, ho visto le grandi sorgenti ambientali, o comunque le sorgenti con cui abbiamo a che fare più comunemente, sono tutte le antenne radio TV utilizzate per le antenne radio, per le trasmissioni radio FM, per le trasmissioni TV, per la telecomunicazione mobile, fino ad arrivare ai radar, come abbiamo visto prima. Per quanto riguarda l'alta frequenza, il tipo di monitoraggio cambia in questo caso. Perché? Perché sulla base delle caratteristiche fisiche delle onde elettromagnetiche emesse, le regioni di campo in cui possiamo distinguere le differenze fisiche dell'onda elettromagnetica stessa si distribuiscono in maniera differente e naturalmente con distanze differenti. L'uomo normalmente, se prendiamo in considerazione una stazione radiobase per telefonia cellulare, è esposto solitamente a una distanza non inferiore a qualche decina di metri, e quando già siamo a distanze superiori a 10-20 metri ci troviamo nella zona di campo lontano. Trovandoci nella zona di campo lontano possiamo utilizzare la semplificazione della configurazione dell'onda di onda piana, e quando abbiamo a che fare con un'onda piana a questo punto possiamo fare una misura e avere una descrizione completa del campo elettromagnetico emesso, facendo anche una semplice misura o del campo elettrico o del campo magnetico, perché dalla misura dell'uno possiamo risolvere tranquillamente la misura dell'altro. Normalmente si utilizza in misura il campo elettrico in volt su metro, infatti sono anche i limiti di legge vengono dati sulla base con questa unità di misura. Qui lo vediamo. Scusa, sì. C'è un telefonino addosso perché fa. No, non ce l'ho il telefonino addosso. C'è qualche cellulare qua in casa, diciamo. Se ce l'ho in borsa io. Non mi ricordo se lo spetto pure no. Vabbè, non è lontano il suo. In realtà non prende, però lo spengo per sopravvivere. Ma il suo è più lontano, quindi non è il suo. Allora,
vediamo qui le sorgenti che vediamo normalmente quando giriamo in macchina o giriamo a piedi, giusto più naturalmente per le stazioni di radio base, per la telefonia cellulare, per la radio TV, i punti radio che magari dal punto di vista dell'impatto paesaggistico possono essere anche tra le installazioni più brutte a vedersi, però di fatto dal punto di vista sanitario forse sono quelle sicuramente più tranquille, più innocue, perché sono un collegamento punto a punto tra due antenne, non devono avere ostacoli in mezzo e i fasci di emissione sono molto ristretti, quindi dal punto di vista dell'esposizione dell'uomo non danno alcun tipo di problema. Al contrario invece dell'antenna radio a onda lunga che vedete nella figura 4, che invece è un'antenna che emette onde elettromagnetiche che spesso e volentieri fanno il giro del globo, queste antenne sono attaccate potenze molto alte, quindi impattano sul territorio anche con valori di campo significativi anche per chilometri di raggio intorno all'antenna. Tutte le antenne ovviamente sono corredate da una scheda radioelettrica che ne definisce le caratteristiche e sulla base di queste caratteristiche che ci dicono la potenza al connettore d'antenna piuttosto che il guadagno, piuttosto che l'apertura del fascio orizzontale o l'apertura del fascio verticale, sono su questi valori che naturalmente vengono fatti i calcoli previsionali pre-installazione, che normalmente fa il gestore, verifica l'ARPA e dopodiché avviene l'installazione. Sulla base di questi parametri noi possiamo calcolare il volume minimo all'interno del quale troviamo un certo il valore di legge, magari 20 volt su metro piuttosto che 6 volt su metro, al di fuori del quale sappiamo esserci un valore più basso. Ad esempio per questo esempio qui vediamo che a distanza già di 8,4 metri il valore di campo elettrico è più basso di 20 volt su metro, a distanza superiore a 28 metri siamo sicuri di trovare un valore di campo elettrico superiore ai 6 volt su metro. E questo è normalmente l'andamento di campo elettrico che noi possiamo individuare, che noi possiamo calcolare anche prima di installare l'antenna, l'andamento del campo elettrico a partire dal centro elettrico dell'antenna. E vedete che nelle prime decine di metri siamo nella cosiddetta zona di campo reattivo vicino che dicevamo prima, abbiamo delle oscillazioni piuttosto casuali e di fatto in questa zona anche i calcoli previsionali hanno dei limiti piuttosto forti. In questo caso dai 50 metri in poi l'andamento del campo elettrico diventa molto più regolare, è proporzionale alla distanza e quindi in questo caso i calcoli previsionali sono di solito più precisi. Però bisogna stare molto attenti perché un conto è il calcolo previsionale, che per quanto ben fatti non possono poi tenere tutti i parametri in considerazione una volta che l'antenna viene installata nell'ambiente reale e spesso e volentieri può capitare che si generino dei fenomeni di riflessione che ci danno dei valori di campo elettrico anche particolarmente elevati in dei punti inaspettati. Ecco perché dopo l'installazione è comunque sempre assolutamente consigliabile il monitoraggio, anche magari un monitoraggio regolare nel tempo, in prossimità delle installazioni, per verificare che i valori di limite precedentemente calcolati vengano rispettati. Anche perché, oltre alla possibilità naturalmente oltre ai limiti del calcolo teorico stesso, alcuni parametri delle antenne possono essere anche variati da remoto, quindi l'inclinazione rispetto al suolo, piuttosto che la potenza al connettore d'antenna, che naturalmente possono variare sulla base del traffico telefonico o cose di questo genere. E di conseguenza, variando questi parametri, è chiaro che poi variano i volumi di rispetto, variano le distanze, variano le altezze, e quindi il controllo regolare e costante dopo l'installazione è sicuramente un atteggiamento da perpetuare e da attuare in modo da avere sotto controllo la situazione. Qui velocemente, naturalmente la differenza, qui è molto schematico il disegno, però la differenza tra l'emissione di una stazione radiobase per telefonia cellulare e l'emissione di un'antenna radio TV. C'è una grande differenza perché naturalmente il servizio che loro offrono è differente, mentre l'antenna radio TV deve fornire un servizio di copertura del territorio con informazioni che hanno una direzione unilaterale, cioè viene dal gestore dell'antenna, quindi dalla trasmissione radio piuttosto che dalla trasmissione televisiva. E quindi cosa fa l'antenna? L'antenna emette in maniera isotropa con grande potenza per coprire più spazio possibile, in modo da arrivare a più utenza possibile. Perché può fare questo? Può fare questo perché naturalmente l'utente riceve solamente il segnale, non deve ritrasmetterlo. Perché se io dovessi ritrasmettere da qui
all'antenna del Monte Nerone, per chiaro un segnale, dovrei avere un'antenna altrettanto potente in mano per poterlo fare, quindi questo naturalmente va contro qualsiasi, sia antieconomico, ma anche dal punto di vista sanitario sarebbe un danno esagerato. E invece la stazione radiobase cosa deve fare? Deve essere vicino all'utente, perché fornisce un servizio che è un canale privato per me, che devo comunicare con l'altra persona. Quindi per darmi un canale privato ho bisogno di hardware, ho bisogno di antenne sul territorio che, siccome ce ne vogliono molte, devono andare a illuminare una zona ben precisa dello spazio, ecco perché le cellule, il nome cellulare, e non devono tra l'altro neanche interferire tra di loro, perché altrimenti poi il segnale non funzionerebbe neanche bene. E quindi naturalmente abbiamo da un lato delle discariche elettromagnetiche poste che possiamo posizionare anche in cima a un monte, però di fatto lì intorno abbiamo dei valori di campo estremamente elevati per raggi, che posso dire, per raggi per distanze piuttosto importanti. Con le stazioni radiobase invece non abbiamo delle discariche elettromagnetiche per il fatto che le potenze sono molto più basse, però di fatto innalziamo il fondo ambientale urbano, e quello è già successo, e naturalmente i valori cominciano ad essere anche piuttosto elevati. Piuttosto elevati perché adesso sugli studi epidemiologici ci passo velocemente, perché poi i relatori ci penseranno poi dopo. Cominciano ad essere piuttosto elevati perché, se considerate che il gruppo di lavoro bioiniziativo, quello di cui ho già parlato prima, che si riunisce ogni anno e valuta gli studi epidemiologici sui quali ho sorvolato e poi consiglia dei limiti di esposizione, nel 2007 consigliava un limite di esposizione intorno a 0,6 vol su metro, nel 2012 ha abbassato questi limiti a 0,03-0,05 vol su metro. Questi ultimi limiti sono preoccupanti, perché di fatto se io adesso come adesso vado in ambiente urbano dove, anche se visivamente, non vedo nessuna sorgente, di fatto io misuro dei valori di campo elettrico ben superiori a 0,03 volt su metro, come minimo misuro 0,2-0,3 volt su metro. Guardiamo anche in questo caso i limiti di legge. Allora l'ICNIRP, che è l'ente che abbiamo visto prima, e anche in questo caso non si cura di applicare il principio di precauzione per ciò che riguarda gli effetti a lungo termine, ma anche in questo caso dà dei limiti solo per la protezione dagli effetti a breve termine, effetti termici in questo caso, comunque effetti acuti, che sono ben noti, e in laboratorio sono riproducibili, quindi lei si basa su questo. Finché non ha delle certezze assolute sull'effetto dei campi elettrici a bassa frequenza, a quelle intensità, non dà dei limiti adeguati. L'Italia, che ripeto è una delle nazioni ad applicare i limiti più bassi, probabilmente nell'alta frequenza, secondo me anche a livello mondiale, non tra i limiti più bassi, però di fatto anche lei rimane comunque ben al di sopra di quello 0,6 vol su metro che abbiamo visto prima. Tra l'altro con un 6 vol su metro, come adesso, che viene dato adesso come limite di esposizione, che ha avuto vicissitudini alterne dalla nascita, era nato già nel 1998, però era il limite di attenzione affiancato da un obiettivo di qualità, che l'obiettivo di qualità era la minimizzazione dell'esposizione. Quindi c'era sì il limite di 6 vol su metro, però il gestore era obbligato a minimizzare l'esposizione dell'utenza se poteva fornire lo stesso segnale. Nel 2001 la minimizzazione è sparita con la legge 4 del 22 febbraio del 2001. Con il decreto sviluppo del 2012 il 6 vol su metro non viene più calcolato sui 6 minuti come veniva calcolato dal 98, ma viene calcolato come media sulle 24 ore. Calcolando il valore 6 vol su metro come media sulle 24 ore, se formalmente il valore limite non è stato alzato, però di fatto è aumentata l'esposizione della popolazione, perché di notte naturalmente il traffico è praticamente nullo e quindi il limite è basso. Se io devo mediare con dei limiti vicino allo zero, è chiaro che di giorno posso esporre la popolazione a valori ben più alti del 6 vol su metro. Procedo. Naturalmente a fianco a questo, fortunatamente l'Europa cerca, con il Consiglio d'Europa, di dare delle risoluzioni e quindi di raccomandare dei limiti più bassi. Lo ha fatto con la risoluzione 1815 del 27 maggio 2011, dove si è rammaricata, scrivendolo, che gli Stati membri non avessero ancora applicato il principio di precauzione, non avessero abbassato i limiti, e ha proposto come limite di attenzione lo 0,6 vol su metro e nel medio termine che questo limite si abbassasse a 0,2 vol su metro. In più ha posto l'attenzione sull'esposizione dei bambini, naturalmente portando l'attenzione al fatto che soprattutto nelle scuole fossero preferite linee internet cablate e non le linee internet wifi,
e che poi regolassero severamente anche l'uso del cellulare da parte degli alunni, ormai azione che è diventata purtroppo quasi una regola anche già dall'elementare. Di fatto questo è il maggio 2011, nel maggio 2011 la IARC inserisce tra i possibili cancerogeni anche il campo elettromagnetico in alta frequenza emesso dai telefoni cellulari e utilizzato quindi anche per le trasmissioni wifi, soprattutto per l'associazione tra esposizione e tumori al cervello quale il glioma. E con un tempismo perfetto però l'Italia, sempre a maggio del 2011, varava il progetto Scuole in Wi-Fi, con il quale praticamente aveva l'obiettivo di fornire alle scuole kit di collegamento a internet wireless per potenziarne praticamente il collegamento. Quindi di fatto vediamo che ci sono delle discrepanze anche nelle comunicazioni tra le istituzioni soprattutto. Ecco perché ho cominciato proprio col parlare dell'informazione, da qui informazione e comunicazione, volente o nolente, in buona fede o in malafede, comunque non esiste. Come possiamo difenderci anche in questo caso? Dalle sorgenti ambientali ci difendiamo, ci può difendere solo la legge, l'abbiamo visto in che modo lo sta facendo. E poi comunque cioè, ricordiamoci che siamo in Italia e che comunque abbiamo i limiti tra i più bassi a livello europeo ma anche a livello mondiale. All'interno delle nostre abitazioni possiamo fare qualcosa perché di fatto quando abbiamo a che fare all'esterno con stazioni radio base per telefonia cellulare, a meno che non ce l'abbiamo proprio proiettata all'interno delle nostre abitazioni, e ormai normalmente non è più così perché anche i gestori hanno dei danni dal indirizzare male i fasci di radiazione, quindi normalmente già i muri delle nostre abitazioni ci difendono, ci tutelano abbastanza dal campo elettrico esterno. Dall'interno possiamo difenderci anche in questo caso adottando delle distanze adeguate tra le attrezzature che emanano campi elettromagnetici e le persone che ci stanno all'interno, quindi dall'access point wireless che ormai abbiamo all'interno delle nostre abitazioni tutti, quindi spegnerlo naturalmente durante la notte, ma quantomeno durante il giorno, quando è acceso, tenerlo ad almeno una distanza di un metro e mezzo dagli utilizzatori. Lo stesso vale per apparecchiature quali baby phone, a cosa di tenerli dentro il lettino del bambino, magari teniamolo un metro e mezzo di distanza, in modo tale che lo utilizziamo lo stesso, però non esponiamo il bimbo ai valori di campo elettrico piuttosto elevati. Il forno a microonde, che in questo caso quando lo accendiamo emette dei campi elettrici piuttosto elevati che possono impattare sull'ambiente per un metro di distanza, quindi magari quando lo utilizziamo stiamo attenti che il nostro bambino non sia magari proprio sempre lì davanti tutti i giorni. E una cosa importante da tenere in considerazione sono le lampade a risparmio energetico. La lampada di risparmio energetico da un lato ci fa risparmiare in bolletta, da quell'altro ci fa risparmiare perché c'è uno switch al suo interno che accende e spegne la lampada, proprio quindi da qui deriva il risparmio. Lo accende e lo spegne però 1 milione di volte al secondo, quindi a 1 MHz di frequenza, emette un campo elettrico alla stregua di un cellulare attuale. E di conseguenza anche in questo caso utilizzarle senza dubbio, ma magari utilizzarle in dei posti che non ci espongano a valori di campo elettrico elevati, quindi magari utilizzarla nel corridoio piuttosto che a soffitto in una plinth, oppure utilizzarla per illuminare il giardino. Non utilizzarla ovviamente per una lampada da studio oppure in cucina al posto del neon vicino alle nostre teste mentre mangiamo, comunque mentre dove passiamo la maggior parte del nostro tempo. Finisco gli ultimi 2 o 3 minuti per parlare un attimo dei telefoni mobili, perché dal punto di vista espositivo, pur rientrando nell'inquinamento elettromagnetico in alta frequenza, perché ovviamente le frequenze sono le stesse, perché altrimenti non comunicherebbe con la stazione radiobase, però di fatto la distanza a cui ci esponiamo a questa sorgente è ben diversa, perché noi a questa sorgente praticamente ci stiamo appiccicati. Quindi siamo in zona di campo reattivo, campo vicino, quando utilizziamo il cellulare. E in questa zona... Allora, di solito per avere una stima delle emissioni si misura anche il campo elettrico a magari una decina di centimetri di distanza, però di fatto per valutare l'esposizione della popolazione si utilizza il SAR, il tasso di assorbimento specifico, che praticamente è una sorta di valutazione dell'innalzamento della temperatura dei tessuti che sono esposti alla radiazione elettromagnetica. E il SAR è anche il limite di 2 watt al chilo, è anche il limite che deve essere rispettato dai produttori di telefoni mobili nel momento in cui mettono sul mercato l'apparecchio, perché il valore di 2 watt al chilo non può essere superato, quindi il cellulare non può indurre all'interno della nostra testa un valore superiore ai 2 watt al chilo. Ora però facciamo attenzione, perché quando noi compriamo un cellulare
non sempre andiamo a leggere il manuale, ma nel manuale c'è scritto sia il valore di SAR che è stato calcolato e sia la distanza a cui devo tenere quel cellulare, perché non crediate che l'auricolare che troviamo all'interno della confezione sia un regalo del costruttore. L'auricolare è indispensabile per tenere il cellulare a quella distanza minima che loro dicono esserci, che deve essere dai 2,5 fino a delle volte a 4,5-5 cm. Quindi è il costruttore stesso che dice di non tenere il cellulare attaccato al proprio corpo. Chiaro che il costruttore lo dice, poi sta a noi rispettarla quella norma, se non la rispettiamo è affar nostro. Però loro si tutelano e ce lo dicono. Quindi ecco perché in questo caso si utilizza il SAR come limite di riferimento. Il SAR che naturalmente ancora, porto questa che è una diapositiva che viene in gira, penso in tutte le conferenze in cui si parla di inquinamento elettromagnetico, solo per far vedere che naturalmente questo SAR a parità di esposizione aumenta, poi quindi lo dirò meglio con i relatori che vengono dopo di me, aumenta al diminuire della dimensione poi del corpo interessato, nonché anche delle proprietà dei tessuti che probabilmente sono sicuramente diverse quelli di un bambino rispetto a quelli di un adulto. E quindi a parità di esposizione vedete che nei bambini il tasso di assorbimento quasi raddoppia. Noi facciamo degli studi e dei calcoli anche nel 2004 dove praticamente abbiamo calcolato che l'80% dell'energia emessa dalla reazione elettromagnetica del cellulare viene assorbita dalla testa di chi lo utilizza. Qui metto proprio uno contro l'altro due studi che sono gli studi di Arde e lo studio Interfon, che sono quelli poi sulla base dei quali, delle risultanze dei quali lo IARC ha inserito tra i possibili cancerogeni in campo elettromagnetico. Su questo sorvolo perché poi ne parleranno gli altri relatori. Dico solo che naturalmente per capire poi le discrepanze di questi due studi, perché ci accorgeremo che le discrepanze ci sono, lo studio di Levis è sicuramente illuminante. Come possiamo difenderci? Beh, in questo caso la difesa è tutta nelle nostre mani, perché a parte il 2 watt per chilo che dà l'ICNIRP e che i gestori rispettano purché noi teniamo il cellulare a 2,5 o a 5 cm di distanza, tutto il resto dipende da noi, da quanto utilizziamo il cellulare, da come utilizziamo il cellulare e a chi diamo in mano il cellulare. È chiaro che dipende da noi e non siamo aiutati sicuramente dalle istituzioni che da 20 anni a questa parte, quindi da sempre, non hanno mai dato delle informazioni adeguate, soprattutto sto parlando dell'Istituto Superiore di Sanità piuttosto che del Ministero della Salute o di chi altri, per quantomeno non dice oggi come oggi chi è che può fare a meno di utilizzare il cellulare. Io credo nessuno possa tornare indietro, però quello che possiamo fare è utilizzarlo con coscienza, utilizzarlo con cognizione di causa, sapendo che può essere dannoso e quindi abbiamo delle accortezze che possiamo comunque attivare. Per quanto riguarda tablet, PC portatili, notebook, ovviamente il consiglio è quello di non utilizzarlo attaccato al proprio corpo, come normalmente si fa sul divano piuttosto che in giro per la città quando ci fermiamo, perché esponiamo la testa, ovviamente che può essere vicina all'antenna che solitamente è nella parte alta dello schermo, ma soprattutto esponiamo altre parti del corpo estremamente sensibili, come l'apparato riproduttivo, che è estremamente sensibile in maniera reversibile se l'esposizione finisce o è di scarsa entità, ma può diventare poi anche un problema irreversibile. Quindi è sufficiente tenerlo sul tavolo. E abbiamo già quel mezzo metro di distanza dal nostro corpo che consente al campo elettromagnetico di attenuare notevolmente la sua intensità. Per quanto riguarda il cellulare, ovviamente invece, ormai anche questa è una diapositiva che gira sempre, ormai l'avrete vista, però le accortezze sono sempre le solite: utilizzare l'auricolare a filo e non il Bluetooth, perché ovviamente il Bluetooth funziona a 2,5 GHz come il cellulare, a intensità magari più bassa, ma comunque tanto se lo inserite dentro nell'orecchio di conseguenza cambia poco. Utilizzarlo poco in luoghi chiusi o in luoghi dove c'è poco segnale, perché ovviamente più fa fatica a connettersi, più emette, più spara. E utilizzare, quindi evitare di tenerlo addosso, quindi non appena possibile appoggiarlo sul tavolo piuttosto che negli indumenti attaccati ad altacapanni. Scegliere ovviamente l'apparecchio che ha un SAR più basso, e quello lo possiamo vedere nel momento in cui facciamo l'acquisto. La cosa secondo me indispensabile e a cui dobbiamo fare molta attenzione è nel far utilizzare il minor tempo possibile il cellulare ai bambini. Bambini che
fino a 12 anni, ma addirittura la risoluzione del convegno di Porta Alegre consiglia a quest'età di spostarla a 16, perché naturalmente in quest'età è una fase estremamente delicata, poi meglio di me lo diranno chi seguirà, e naturalmente esponiamo della popolazione molto sensibile a dei rischi estremamente elevati. Se non c'è un'adeguata informazione, ribatto su questo, poi ci troviamo sul mercato ad avere dei prodotti che vengono dati in mano a bambini da 6 a 12 anni ed è stato messo sul mercato il cosiddetto Miofone. Il Miofone è uno smartphone che può avere la SIM che può essere intestato a bambini tra i 6 e i 12 anni. Quindi vuol dire che io posso dare un cellulare che può connettersi a internet, che può fare chiamate, già a un bambino dei 6 anni in su. E con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista dell'esposizione di un bambino che ha una massa corporea, una dimensione che è un quarto, probabilmente anche meno della nostra. Quindi è chiaro che i nostri figli vedono, noi che utilizziamo sicuramente in maniera esagerata il telefono, il tablet, il cellulare e il tablet. Non possiamo non darglielo, perché siamo già noi a dare un esempio che potrebbe essere sbagliato. Di conseguenza, se glielo diamo in mano, quantomeno attiviamo la funzione aereo in modo tale che stacchiamo, cioè interrompiamo la connettività del cellulare e quindi almeno può utilizzarlo alla stregua di una calcolatrice. Almeno c'è delle piccole accortezze che queste a cui dobbiamo pensare solo noi, che nessun altro ci pensa, nessun altro ci avvisa, però che possono, secondo me, attenuare tantissimo l'esposizione delle popolazioni, della gente, delle persone interessate, soprattutto dei bambini. Io ho concluso, lascio la parola poi ai relatori. Per le attività istituzionali di ricerca e di assistenza alle comunità che hanno problemi di tipo ambientale, di tipo sanitario. Quindi fuori troverete una scatola e se volete potete contribuire. Grazie. Dunque, buonasera a tutti. Intanto, come prima cosa, io cambierò tutte le mie lampade a basso consumo, che pensavo di aver fatto una cosa intelligente, invece mi sa che proprio abbiamo sbagliato tutto nella vita. Ecco, cioè, si viene per imparare, stasera è entrata intanto una cosa importante. Dunque, il mio ruolo è questo, quello di affrontare un argomento molto divertente, nel senso che abbiamo parlato di queste fonti energetiche e abbiamo parlato della possibilità, chiaro che adesso non stiamo qui a fare terrorismo, per carità, però della possibilità che possono esserci così favorire l'insorgenza di malattie abbastanza serie, come per esempio questi famosi tumori. Io sono un oncologo, per cui ho pensato di portare questo contributo. Cosa sono questi tumori? I tumori sono delle malattie in cui delle cellule, in genere si dice monoclonale, cioè da una cellula nasce una popolazione che diventa prevalente, con una capacità replicativa illimitata. Il nocciolo del problema è questo, cioè in genere accadono delle modificazioni di tipo genetico, anche se in realtà oggi stiamo approfondendo molto questo argomento di come accade la trasformazione di una cellula, perché una cellula che sia una cellula del nostro corpo normale ad un certo punto diventi trasformata, diventi cellula tumorale. E probabilmente accadono delle modificazioni genetiche, il nocciolo è tutto qua, o modificazioni vere del genoma di quella cellula o delle alterazioni della espressione del genoma di questa cellula, e queste modificazioni possono avvenire per tanti motivi. Abbiamo parlato molte volte nei nostri incontri dei danni che un'alimentazione sbagliata ci può portare, ma c'è tutto il discorso dei danni anche di tipo di altro tipo, da fonti energetiche. Una di queste potrebbe essere quella di cui abbiamo parlato questa sera. Quando si parla di tumore, appunto abbiamo detto, è una malattia che insorge in genere con una tumefazione, con una massa che viene rilevata.
quando diventa cancro, si chiama così proprio perché è una malattia che tende a infiltrare i tessuti circostanti dove questa malattia insorge. Caratteristica comune di tutte le neoplasie maligne è questo accrescimento che diventa irreversibile, quindi è una cosa che va avanti senza controllo della sua proliferazione. Sono cellule, queste che diventano tumorali, sono cellule che si dice diventano non più differenziate. Una cellula differenziata è una cellula che è ancora normale, man mano che si altera nella sua malignità, perde la somiglianza a quella normalità e diventa sempre più indifferenziata. Qui vado avanti velocemente, ecco, questo per farvi vedere come accade una proliferazione. In genere, man mano che si va avanti nell'età, aumenta il rischio che ci possa essere una forma neoplastica. È abbastanza importante questa diapositiva, vedete che quando io sono arrivato ad avere una tumefazione, quindi un tumore, una malattia tumorale, che abbia raggiunto un centimetro di diametro, già a questo livello io ho questo numero più o meno di cellule, 10 alla nona cellule. Quindi già a questo punto, quando io ho già un tumoretto, che io chiamo piccolo, di un centimetro di diametro, già a questo punto questa malattia ha avuto la capacità di andare, di seminarsi nel mio organismo. Ecco, ok, chiaramente l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato fino a poco fa, quali sono le cause? Le cause potrebbero essere una di queste. Si chiama OMA, è il suffisso OMA che viene messo a fianco di tutti i tessuti da cui possono originare per esempio questi tipi di tumori. Per esempio, se una neoplasia nasce dagli epiteli ghiandolari si chiama carcinoma, se nasce dal connettivo fibroso si chiama fibroma, se dalla ghiandola adenoma e se dal connettivo dei tessuti molli si chiama sarcoma. Quindi adesso stiamo facendo un po' di terminologia. I tumori possono essere benigni e quando sono benigni provocano solamente delle neoformazioni che espandono, crescono nel loro volume, creano delle compressioni vicino a dove si trovano, quindi creano la cosiddetta compressione meccanica ed è questo la caratteristica principale, ma se vengono asportati correttamente non recidivano. Per esempio un classico tumore benigno è una verruca, oppure un adenoma, cioè un tumore di una ghiandola come un adenoma mammario, un fibroadenoma mammario, oppure un polipo intestinale. Queste sono tutte forme benigne. Purtroppo abbiamo anche i tumori maligni che sono caratterizzati dalla capacità di infiltrare gli altri tessuti, danneggiare gli altri tessuti, formare degli emboli neoplastici e diffondersi in tutto l'organismo formando quelle che si chiamano le cosiddette metastasi. Quindi, come vedete, c'è una bella differenza fra tumore benigno e tumore maligno, fino ad arrivare poi alle situazioni purtroppo di malattia avanzata, quando c'è quella che si chiama cachessia, il paziente perde enormemente il suo peso e diventa, no, quello che purtroppo forse molti di voi e di noi abbiamo già visto, una persona in stato cachettico. Ecco, questa è così proprio una raffigurazione per farvi vedere dal punto di vista grafico che differenza c'è fra un tumore benigno, che è una massa solida circoscritta che non crea grossi danni, questo potrebbe essere un classico fibroma dell'utero, e purtroppo invece un fibrosarcoma o un carcinoma dell'endometrio uterino, cioè vedete una malattia che tende a infiltrarsi. E questi sono quelli famosi proto-oncogeni, cioè sono quei tratti del nostro gene che possono essere più o meno alterati, più o meno danneggiati ed essere loro la causa dell'innesco di un processo tumorale. Volevo arrivare velocemente a quest'altro, a farvi vedere queste cose. Come ho detto, possono diffondersi per via metastatica, per contiguità, per via linfatica, per via ematica, per via canalicolare. Queste sono tutte le strade attraverso cui questi tumori possono diffondersi. Questo per esempio è un classico, è una foto di una porzione di fegato che ha tutti questi noduli. Vedete, queste sono tutte metastasi, sono tutti aggregati cellulari provenienti da un altro tipo di tumore. A
Abbiamo detto, abbiamo sentito dal dottor Gambarara poco fa, che in questo progetto Interfon si è andato a cercare diciamo la correlazione, il collegamento causale con determinate neoplasie, e si è parlato soprattutto, ed è questo di quello di cui noi dobbiamo soprattutto parliamo questa sera, di glioma, di meningiomi, di tumori della ghiandola parotide e di neurinoma dell'acustico. Questi sono, diciamo, quelli che poi dopo il dottor Ruggeri ne parlerà meglio dopo di me, però ecco, volevo accennarvi proprio a questo tipo di problemi, perché è questo quello di cui che ci interessa soprattutto parlando di questi argomenti stasera. Tumori cerebrali che possono essere neuroepiteliali o non neuroepiteliali, sono tumori, possono essere di tipo benigno, ma possono essere anche di tipo maligno. Quelli benigni sono i classici meningiomi e neurinomi, quelli maligni vengono definiti glioblastomi. Per esempio i gliomi sono neoplasie ad oggi per ora piuttosto rari, perché si parla di 4, 5, 10 casi su 100.000 abitanti ogni anno, però nonostante questo, se noi andiamo a vedere, ci scoscriviamo le nostre indagini nell'ambito dei tumori cerebrali, sicuramente rappresentano quasi la metà dei tumori cerebrali. In genere nascono e insorgono a livello del sistema nervoso centrale, quindi vuol dire nella parte del nostro cervello, oppure lungo il midollo spinale. Sono astrocitomi bilocitici, oppure sono gli ependimomi. I meningiomi, sempre nell'ambito dei tumori benigni, sono il 15-20%. Comunque stiamo parlando sempre di neoformazioni di tipo benigno, quindi provocano danni semplicemente perché crescendo creano un effetto di compressione. Vedete, i meningiomi possono insorgere in varie sedi, nello sfenoide, nell'etmoide, lungo la falce dell'encefalo, nell'angolo appunto cerebellare, nei ventricoli. In realtà possono nascere in diversi punti. Qui graficamente ci fanno vedere quali sono le possibili sedi di origine dei meningiomi. Questa è una immagine delle scansioni di alcune tacche, vedete, questo è un meningioma etmoidale, si vede bene questa massa che sta nascendo. Capite bene che una massa di questo tipo, anche se benigna, quindi anche se è fatta di cellule che non sono aggressive come vedevamo prima, non hanno la capacità di provocare metastasi, però una palla di questo tipo purtroppo crea compressione e crea tutta una serie di danni di tipo neurologico. Poi ci sono i neurinomi. I neurinomi sono i tumori benigni che originano dall'emergenza delle radici nervose, dei nervi cranici, tipicamente nell'angolo appunto cerebellare. I neurinomi, classicamente c'è il neurinoma dell'acustico, del nervo acustico, quindi di quel nervo che viene deputato alla ricezione e trasmissione dello stimolo uditivo, o anche della regolazione della nostra capacità di mantenere l'equilibrio, anche perché chi soffre di neurinomi dell'acustico, quale primo sintomo spesso ha la vertigine come sintomo d'esordio. Anche in questo caso stiamo parlando di tumori benigni che però provocano problemi crescendo ed erodendo ciò che hanno intorno a loro stessi. Quindi io ho visto neurinomi dell'acustico particolarmente voluminosi che riescono a proprio provocare un enorme danno intorno alla sede della loro nascita. Come vedete, anche qui si vede una scansione TAC, guardate che per quanto benigna, per quanto una cosa che rimane circoscritta in quel punto, man mano che cresce crea un importante danno. Quali sono i sintomi che ci devono far sospettare così la possibilità, il rischio di una neoplasia cerebrale? Quelli generali sono questi, legati a quell'effetto di compressione, di ipertensione endocranica che quelle masse così voluminose possono provocare. La papilla da stasi, ma soprattutto la cefalea, quindi un mal di testa che non ha le caratteristiche normali di un mal di testa, quindi che non passa, che non ha un andamento oscillante, e abbastanza caratteristico questo vomito a getto, cioè un vomito che così arriva senza un motivo vero e proprio. Poi ci sono dei sintomi particolari che sono dei deficit o sintomi irritativi, quindi dei sintomi di tipo neurologico. Per esempio, ecco, questi sono i sintomi deficitari, li vedete qui elencati, dipendono appunto dalla sede dove nasce la neoplasia.
Cosa possiamo fare di fronte a questo tipo di problemi? Senza entrare troppo nei dettagli, di fronte ad un tumore benigno che sta provocando danni di questo tipo, non abbiamo altra alternativa se non una asportazione chirurgica quando questa è possibile. Se invece abbiamo di fronte una neoplasia maligna che ha le caratteristiche di infiltrazione e di aggressività che vedevamo poc'anzi, allora dobbiamo pensare di affidarci a queste strategie che sono la chirurgia, quando possibile sempre da scegliere, quindi un'asportazione di tipo chirurgico, oppure la radioterapia, quindi l'applicazione a questo punto di radiazioni ad elevatissima frequenza, che in questo caso noi utilizziamo a scopo benefico, nel senso allo scopo di uccidere fisicamente queste cellule, in altri casi la chemioterapia, in altri casi ancora l'associazione fra la chemioterapia e la radioterapia. Vi ho parlato di neoplasie del sistema nervoso centrale, quindi dei gliomi, dei meningiomi e delle neoplasie maligne del sistema nervoso centrale, ma siccome noi con il nostro telefonino tendiamo a tenerselo spesso così, pensiamo bene che nella nostra guancia ci sono delle cose che si chiamano ghiandole salivari, che sono quelle ghiandole che sono deputate alla produzione della nostra saliva. Se noi lo teniamo, questo benedetto apparecchio, troppo frequentemente attaccato al nostro viso, si provoca quello che il dottore poco fa vi diceva, cioè un effetto termico prolungato. Questo effetto termico prolungato può essere causa anche a livello delle ghiandole salivari di neoplasie benigne, ma anche di neoplasie maligne. E qui vediamo la classificazione, questa è tutta la famiglia dei tumori benigni delle ghiandole salivari, adesso li possiamo leggere, e questi sono i tumori maligni. Chiaramente qua si parla di forme relativamente gestibili, è chiaro che a seconda delle dimensioni bisogna sempre intervenire chirurgicamente, qua si parla di tumori che purtroppo anche questi hanno la capacità di infiltrare, di danneggiare, di metastatizzare. Tra l'altro sono quei tumori che noi ormai dal nostro ospedale a Fano, insieme tutti gli specialisti in coordinazione, gestiamo ormai da 6 anni secondo un modello multidisciplinare. E, fortunatamente ancora oggi non sono neoplasie particolarmente frequenti, sono il 2% solo delle neoplasie del testacollo, ma certamente quella della parotide è uno dei tumori più frequenti. Guardate, adesso questo è un esempio chiaramente limite, però vedete come, a che punto si può arrivare una cosa di questo tipo. Per quanto sia questa una forma benigna, dobbiamo fare qualche cosa, non possiamo permettere che si arrivi a questo punto. E qui scorriamo velocemente, ecco, adenoma pleomorfo, tumore benigno della parotide, però fra le possibili eziologie dobbiamo citare le radiazioni, e per tutti i vari tipi di tumori che noi scorriamo velocemente, questo è quel tumore di prima, scusate, che è stato asportato, ecco, c'è sempre, guardate, queste sono alcune foto tanto per spaventarvi un po', queste sono le caratteristiche istologiche, c'è sempre questa correlazione con le radiazioni. Di fronte a questo adenoma, noi la cosa migliore che possiamo fare quando possibile è l'escisione chirurgica. Ricordiamoci che l'escisione chirurgica purtroppo non sempre è innocua, perché a seconda di quanto sia ormai voluminosa la neoplasia, asportando questo grosso nodulo, inevitabilmente, nonostante che i nostri otorini sono molto bravi, inevitabilmente andranno a danneggiare i nervi che passano attraverso la nostra guancia, primo fra tutti il cosiddetto nervo facciale, e quindi come esito di un intervento di esportazione di una massa di questo tipo la persona per tutta la vita avrà il deficit permanente del facciale. Avrete visto anche voi quelle persone con la deformazione unilaterale del viso, perché c'è la guancia che ricade tutta da una parte, perché in quel caso il nervo facciale non ha più ha perso la sua capacità di funzione normale. Ok, questo è un altro tipo di tumore sempre benigno, il tumore di Vartin, piuttosto frequente anche nell'età anziana, e vedete anche nel tumore di Vartin sempre fra le eziologie possibili, oltre al fumo, oltre al virus di Epstein-Barr, abbiamo anche le radiazioni. Si presenta in questo modo, questo è il tumore di Vartin asportato. Anche in questo caso non possiamo fare altro che pensare ad un intervento chirurgico. Lo stesso vale per il carcinoma mucoepidermoide, anche per il carcinoma mucoepidermoide, e la parola carcinoma ci deve far pensare
già hanno una neoplasia maligna, quindi con tutte le caratteristiche negative che vedevamo prima, anche in questo caso l'unica possibilità, quando possibile, ed è importante fare diagnosi precoce, è quella di fare una spostazione chirurgica. Ma anche in questo caso la causa, la possibile causa è appunto data dalle radiazioni. Ok. Questo è un tumore abbastanza frequente, diciamo intorno alla quinta decade d'età, non c'è differenza fra maschi e femmine, è un tumore che diciamo si pone al limite tra la benignità e la malignità, perché tende molto frequentemente a virare nella sua forma maligna. Ok, e questa era l'ultima, penso che sia importante sentire il dottor Ruggeri, grazie. Grazie intanto per l'invito. Io mi scuso, ma sono raffreddato. Ieri ero anche forse febbricitante, quindi se fosse stato ieri non sarei potuto venire. Ho rispettato l'impegno, però la voce è questa, più di così non viene. Intanto ringrazio i due relatori che mi hanno preceduto, perché io riprenderò parte delle loro relazioni per cercare di metterle insieme e poi così arrivare un po' alla conclusione. Come mando avanti? Così. Allora, alcune diapositive le passerò molto rapidamente, perché tipo questa è già stata ampiamente spiegata dal dottor Gambararo. Mi soffermo un pochino su questo concetto. Lui vi ha già diviso le radiazioni fra ionizzanti e non ionizzanti. Le ionizzanti, che sono le radiazioni dovute ai radioattivi, in pratica alle sostanze radioattive, sia naturali sia da impianti o da sì, insomma le radiazioni anche che si adoperano anche in medicina, sono sicuramente cancerogene, perché sono in grado di attaccare il DNA, quindi riescono a dare danni sul DNA. Le radiazioni non ionizzanti, che sono quelle di cui parliamo stasera e di cui vi ha parlato il dottor Gambarara, non sono in grado di alterare il DNA. Quindi, diciamo, dal punto di vista della pericolosità per gli oncologi, sono anche nel tempo state sempre un pochino sottovalutate. E quindi, andando a parlare di onde elettromagnetiche a bassa e ad alta frequenza, gli effetti sul corpo umano, sulla salute, sono stati considerati per molto tempo, e ancora adesso i limiti spesso vengono calcolati sull'effetto calore. Cioè, come vi ho detto in precedenza, queste frequenze determinano sul corpo umano, sulla materia, sul corpo umano, anche quello ovviamente degli animali, un effetto di calore, di riscaldamento. E le valutazioni anche delle limitazioni spesso vengono fatte su dei modelli, su dei fantocci che diciamo vengono fatti con sì, dei fantocci che hanno dentro un gel che può diciamo riprendere la densità del corpo umano, per vedere fino a che punto resistono, fino a che punto si può riscaldare il fantoccio. In quel caso quindi si può riscaldare il corpo umano senza che vengano dei danni particolari. Quindi diciamo gli effetti sono stati calcolati sul danno da calore, da effetto termico. In realtà
Quello che vi ha detto invece anche il dottor Imperatori non è solo la genetica che dà i tumori, ma anche l'epigenetica. L'epigenetica è una parte della scienza che riprende un concetto, un filo diverso rispetto a quello classico che spiegava come avvengono i tumori. Cioè, non è necessario che ci sia un errore nel DNA, ma può succedere che ci siano delle alterazioni di queste, diciamo, guaine, quello che si riteneva essere una guaina, proteine che sono attorno al DNA, un po' come, diciamo, nei fili elettrici la guaina di plastica che riveste il filo elettrico, si pensava che quella fosse una guaina di protezione. In realtà non è così. Quello che si pensava fosse una guaina è anche un regolatore del DNA, perché se questa guaina viene alterata dall'esterno, quindi da una sostanza chimica, da una sostanza fisica o virale, e la sostanza fisica può essere una radiazione, si può o stringere o allargare, e a seconda se si allarga o si restringe, i geni che sono sotto possono essere più espressi o meno espressi, addirittura silenziati. E voi capite che a seconda di questo gioco di amplificare dei geni o renderli muti, si altera la funzione della cellula. Quindi non è necessario, non è assolutamente solo necessario che si abbia un danno del DNA, si può avere anche un danno, fra l'altro in parte reversibile in questo caso, perché il danno che avviene su queste guaine è un danno generalmente di tipo ambientale, cioè è l'ambiente che modula questa funzionalità del nostro DNA, e l'ambiente è quello in cui viviamo, quello che mangiamo, quello che respiriamo e così via. Allora, tornando alle nostre onde a bassa frequenza, a bassa e anche, adesso qui è a bassa solo, ma anche a quella ad alta frequenza, ma parliamo prima di quella della bassa frequenza, come vi ha detto il dottor Gambarara, sono quelle soprattutto legate agli elettrodotti, e voi sapete che c'è stato il caso di Radio Maria di anni fa, in cui in un quartiere di Roma vennero fuori un certo numero di leucemie infantili e ci fu il sospetto che fossero legate a questi ripetitori che emanavano onde a bassa frequenza molto molto forti. Di fatto la IARC ha sospettato fortemente, la IARC è l'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro di Lione, che è l'agenzia indipendente che decide e comunque dà l'imprinting se una sostanza o un rischio è o no cancerogeno. In pratica è quello che fa scienza in questo caso. La IARC ha sospettato fortemente che queste onde a bassa frequenza siano in qualche modo responsabili di forme leucemiche, soprattutto nell'infanzia. Però, per essere rigorosi, dobbiamo dire che la certezza assoluta di questo non c'è, nel senso che non ci sono lavori che hanno in qualche modo detto con certezza che questo sia vero. Un po' di prudenza però ci vuole, ovviamente, bisogna averla.
Poi cosa fare? Ovviamente bisogna chiedere che le, sorvegliare che chi diciamo ci dà le regole e chi fa i controlli lavori bene, perché soprattutto in Italia vediamo che spesso questo a volte non avviene. E quindi le normative, e qui non mi dilungo perché ne ha parlato il dottor Gambarara prima, con questi limiti 10 o 3 microtesla, questi limiti tenete conto che sono fra i più bassi d'Europa e del mondo, quindi diciamo se parliamo con un'autorità, con un politico ci dice ma cosa vi lamentate, abbiamo i limiti più bassi, quindi siamo quelli più cautelativi. È vero questo, però vi ripeto quello che ho detto prima, i limiti sono stati fatti in gran parte tenuto conto dell'effetto termico, non tenuto conto dell'effetto epigenetico, perché quando si va soprattutto nelle alte frequenze, nelle altre frequenze probabilmente ci si va a scontrare con quelle che sono anche le frequenze del nostro organismo. Nel nostro organismo le cellule nervose comunicano, e comunicano con i muscoli, e comunicano con i tessuti, con piccoli impulsi elettrici. Sono impulsi elettrici che hanno delle frequenze, e sono frequenze che più o meno sono simili a quelle delle alte frequenze. Quindi non abbiamo la prova diretta, perché anche qui bisognerà fare che ci siano studi che riescano, probabilmente verranno fuori, riusciranno a venire fuori, ma è evidente che se siamo bombardati da frequenze simili a quelle che abbiamo dentro il nostro corpo e nel nostro sistema nervoso, e le diciamo stimoliamo continuamente con le stesse frequenze, e siccome quelle frequenze possono andare a dare dei danni epigenetici, cioè sul funzionamento del DNA, ci possiamo anche spiegare perché queste fonti possono essere alla fine pericolose. Non pericolosissime, magari non con una diciamo con un rischio altissimo, ma il rischio diventa alto perché i prodotti che andiamo a usare sono ormai ubiquitari, sono ormai di uso comune. Quindi se anche il rischio diciamo può colpire una piccolissima percentuale di soggetti più sensibili, se sono milioni quelli che utilizzano quei telefoni o quei macchinari, voi capite che poi c'è un numero di gente che comunque si ammala, piccolo però si ammala. Allora, andiamo avanti, questa praticamente ve l'ha già fatta vedere, e per dire che ovviamente tutti questi apparecchi elettrodomestici, vedete, emettono anche valori molto alti di microtesla, ma a 3 centimetri, quindi basta spostarsi già a 30 centimetri, vedete che i valori cadono moltissimo e sono valori diciamo accettabili, se poi a un metro di distanza praticamente non ci sono più effetti, quindi anche questo è bene saperlo. Fra l'altro vi segnalo che comunque quelli che emettono di più sono l'asciugacapelli e il rasoio elettrico, per cui io sto tranquillo perché uso la lametta e l'asciugacapelli non lo uso per ovvi motivi, però ve lo segnalo perché magari questi ovviamente si tengono abbastanza vicini, quindi magari è bene saperlo.
Allora, andiamo invece all'argomento principale molto rapidamente. Ve ne ha già accennato il dottor Gambarara, telefonia mobile. Telefonia mobile, quindi telefoni cellulari e cordless. Quindi telefoni cellulari e cordless, anche quelli che abbiamo, chi li ha in casa e usa il cordless, vale lo stesso discorso come per i telefoni cellulari. Allora, nel 2011 la IARC di Lione, sempre l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha dichiarato come possibili cancerogeni per l'uomo, per un aumento di glioma, cioè di tumori maligni del cervello, l'uso dei telefoni senza filo, quindi cellulari e cordless, perché ha avallato i dati di un lavoro scientifico, e dopo ci sono stati altri lavori che hanno confermato questi dati, che hanno evidenziato un aumento di 2-4 volte di tumori maligni del cervello e anche di tumori benigni del nervo acustico dopo tempi di latenza d'uso di almeno 10 anni, quindi per un uso importante per almeno di 10 anni, e soprattutto per chi ha iniziato frequentemente, cioè in età giovane, ad usare questi telefoni, ed è iniziato soprattutto prima dei 20 anni. Allora, in realtà nel 2009 furono pubblicati due lavori. Un lavoro dell'Interphone, un lavoro a livello europeo molto grosso, che diceva non ci sono rischi di meningioma e glioma con l'uso dei telefoni cellulari. Contemporaneamente era uscito un altro lavoro invece di Ardel, di un autore svedese, che diceva invece che c'era un rischio, come vi ho detto, di 2-4 volte di tumori del cervello con l'uso del telefono cellulare. Per cui in quegli anni lì si è discusso molto chi aveva ragione, perché uno studio dice c'è il rischio, l'altro dice non c'è il rischio, e quindi c'era un po' di confusione. Poi ovviamente la IARC e altri, uno in Italia, il professor Levis, che è stato uno che ci ha lavorato molto, è andato a fondo, ci ha guardato bene, hanno cominciato a sviscerare bene i due lavori per capire come mai c'era questa differenza, e qui in questa tabella sono riportati, diciamo, molte caratteristiche dei due studi. Non ve le sto a far vedere tutte, però vi faccio notare solo la prima differenza. Nello studio Interphone hanno considerato come soggetti a rischio, cioè quelli che dovevano essere i soggetti da sorvegliare, che potevano quindi avere un rischio per l'uso dei cellulari, persone che avessero fatto una telefonata a settimana per 5 anni. Adesso io voglio che voi, che alzi la mano qui, chi è che ha usato meno di una volta alla settimana il cellulare nell'ultimo anno? C'è qualcuno di voi che l'ha usato, che l'ha usato meno di una volta alla settimana? No, perché chi è che usa il cellulare meno di una volta alla settimana? I neonati, quelli in coma e pochi altri. Allora, nello studio di Ardel, nello studio svedese, sono stati considerati a rischio
quelli che avessero fatto almeno 8-30 telefonate al giorno per 10 anni, quindi 8-10 telefonate al giorno, qui se alziamo la mano forse c'è qualcuno che non le fa 30 telefonate al giorno mediamente, o anche 20, quindi già è diverso. Siccome questi studi, tutti gli studi epidemiologici, sono fatti per vedere se chi è esposto al rischio ha più malattia in generale della popolazione di riferimento, cioè di tutto il resto della popolazione. Se quelli che sono esposti al rischio sono uguali alla popolazione di riferimento, perché qui tutti voi sareste a rischio, ma siete anche la popolazione di riferimento, allora che differenza vi pensate di trovare? Andando a vedere quanti tumori c'erano nella popolazione che hanno considerato a rischio e nella popolazione di riferimento, non hanno trovato nessuna differenza, e quindi hanno detto non c'è nessuna differenza. Chiaro? Se non si restringe il campo di quelli che sono a rischio, faccio un altro esempio: se devo vedere qual è il rischio, non so, dell'emissione di un inceneritore, non posso prendere la popolazione della provincia di Forlì, dovrò prendere quelli che abitano a 3, 4, 10 chilometri attorno all'inceneritore se voglio vedere il rischio che hanno quelli che abitano sotto l'inceneritore, confronto a quelli che sono lontani, perché se li prendo tutti non vedo più le differenze. E vi faccio vedere l'ultima riga. Chi ha finanziato lo studio Interphone? L'hanno finanziato grosse compagnie di produzione di cellulari, Motorola e quant'altro. Quindi questo vi fa capire che a volte gli studi partono male, nel senso che se si parte già con l'idea di non voler far venire fuori una cosa, è facile non farla venire fuori. Se poi dopo avete delle domande me le potete fare, ecco. Questa ve l'ha già fatta vedere, quello che è il grado di penetrazione delle radiazioni all'interno del cervello, nella massa cerebrale, in un adulto, vedete, le radiazioni arrivano sì e no a metà dell'emisfero, in un bambino già di 10 anni vedete che passa anche addirittura dall'altra parte del cervello, in un bambino di 5 anni prende praticamente tutto il cervello. Due parole sul wifi, anche qui ne ha parlato prima il dottor Gambarara. Questa è una situazione troppo recente perché io vi possa dire qualcosa, nel senso che qui non è che ci siano dei gran studi che ci dicono cosa, che danni può dare il wifi, eccetera. È chiaro che per tutto quello che vi ho detto prima, per il fatto di interferire, di poter interferire con la regolazione delle nostre cellule, un po' di attenzione bisogna averla. E quindi vado rapidamente alla conclusione. Il principio di precauzione ci dice che nell'ipotesi di un rischio bisogna prendere delle precauzioni per evitare quel rischio, anche, dice il principio, se non ci sono certezze assolute ancora dal punto di vista scientifico. Non c'è bisogno di aspettare la certezza assoluta, perché la certezza assoluta vuol dire che devi aver fatto decine, centinaia, migliaia di morti, come è successo per l'amianto, come è successo per tante altre cose. Quindi il principio di precauzione andrebbe applicato anche senza la certezza assoluta. D'altra parte,
I bambini stanno usando i cellulari da 10 anni, 15, non di più. Non possiamo sapere cosa succederà fra 20, 30, 40 anni, quando loro saranno grandi. Noi non lo possiamo sapere oggi e lo scopriranno solo quando si arriverà a quell'età. E ci sono due possibilità. Può darsi che passati 20-30 anni il rischio fosse molto minore di quello che vi sto dicendo, e quindi potranno dire: guardala, 20 anni fa ci hanno fatto tanta paura, tante palle, e poi non è successo niente. Vabbè, avremmo preso qualche precauzione inutile. Ma se invece il rischio si sarà rivelato così come si può temere, oppure addirittura peggiore di quello che noi stiamo dicendo, allora ci sarà poi della gente che soffre e piange. Ecco, questo tenetelo presente. Quindi le nostre attenzioni, l'attenzione per me, che ho passati 60 abbondantemente, ormai, insomma, non credo che mi cambi niente il cellulare. Grosso modo i danni, se me li ha fatti, me li avrà fatti, ma non credo che sarà, che sia il problema maggiore per me. Il problema ce l'ho per le mie nipotine, va bene? Allora, almeno un po' di accorgimenti semplici, che sono poi quelli che vi ha già detto il dottor Gambarara. Quando è possibile, cerchiamo di evitare la via di comunicazione come facciamo adesso, magari mettendo un filo che cabla e che quindi evita ogni radiazione nell'ambiente. Non esporre i bambini e le donne in gravidanza, non far usare ai bambini il computer sulle gambe, sulla pancia. Non so stare vicino al router del wifi, perché quello emette radiazione. Basta stare un po' a distanza, basta metterlo in un punto della casa che sia, non sia il punto dove si sta lì sempre a lavorare. Possibilmente spegnerlo la notte se si potesse, oppure chiedere, e anche lì bisognerebbe fare un'azione perché chi vende i router li facesse in maniera tale che se non è attivo dopo mezz'ora si spegne, come succede per tanti altri elettrodomestici. E invece questa cosa qui non ci pensa nessuno, ma quello continua a andare anche la notte. Fare telefonate brevi quando ci sono poche tacche, per esempio, lo sapevate? Se ci sono poche tacche il telefono prende male, vuol dire che il telefono emette molte più radiazioni perché deve trovare il campo, quindi emette più radiazioni, e quindi se c'è poco campo tagliate la telefonata, dite quello che dovete dire rapidamente alla morosa e tagliate la telefonata, perché altrimenti si prendono molte più radiazioni. Tenere il cellulare lontano dal corpo. I ragazzini hanno il vizio, i maschi, di tenere il telefono in tasca vicino ai testicoli, e ci sono dei dati che ci dicono che quello già è una funzione che può influenzare per esempio il numero degli spermatozoi, quindi è meglio non tenerlo attaccato ai testicoli, è meglio non farlo tenere nella tasca dei pantaloni, è meglio non tenerlo attaccato al corpo. È bene dire coi bambini, coi ragazzini, soprattutto quelli un po' più grandi delle medie, che non lo mettono sotto il cuscino, che non lo tengano attaccati al letto che tutta la notte è acceso per chattare, per comunicare con gli amichetti. Bisogna incazzarsi delle volte in questo caso e fargli capire che non va bene. Infine, bisogna imparare anche da consumatori a chiedere, quando si va a prendere il cellulare, quanto emette quel cellulare, se è schermato, perché
i produttori di cellulari, come di tante altre cose, se ne fregano della schermatura. Hanno fatto, come diceva prima Gambarara, mettono quante radiazioni emette, si prendono le loro precauzioni, poi la gente si arrangia. Se invece, diciamo, chi va a comprare imparasse a e comunque insomma si diffondesse la cultura di dire preferiamo e prendiamo il cellulare che è più schermato, perché si può schermare il cellulare, quindi si potrebbe evitare probabilmente una parte di radiazioni, magari pesa un po' di più, magari non sarà ultra sottile, ok, non sarà quello di linea, ma che ci pensino quelli che ci guadagnano sopra. E questa è l'ultima, in cui credo non devo aggiungere altro, è solo un decalogo che abbiamo fatto andare nelle scuole, queste erano diapositive che io ho presentato anche agli insegnanti e dei genitori lì a Forlì, per dare alla fine questi suggerimenti, che sono queste cose semplici che vi dico, che non sono impossibili, però che un pochino possono minimizzare i danni. Scusate se sono stato troppo lungo, e ovviamente se avete delle domande, volentieri. Grazie. Sono domande? Parlavate delle... No, il LED funziona come dice, il LED risparmia di suo perché è una fonte di luce estremamente efficiente, okay. Quindi il LED di fatto risparmia di suo proprio per la caratteristica costruttiva. Invece la lampada del risparmio energetico viene applicato, diciamo, un circuito elettronico che gli permette di risparmiare ovviamente con uno switch elettronico che lo accende e la spegne, una frequenza tale, esatto, una frequenza tale che il nostro occhio non se ne accorge ovviamente, però di fatto rimane spenta più tempo e di conseguenza consuma meno. Quindi via libera il LED. Grazie. Ma scusate, oggi diceva che il nostro corpo comunque si sta adattando a queste cose, no? Queste frequenze. Cioè, è chiaro che non sarà una cosa imminente, però credo che comunque. Sì, è così, noi abbiamo dei sensori, e questo non risponderà per me, noi abbiamo dei sensori che ci avvisano quando siamo esposti al calore, quando siamo esposti a una luce intensa. Però attualmente questi sensori ce li siamo fatti nell'arco della nostra evoluzione, quindi possiamo aspettare tranquillamente qualche milione di anni per evolverci, però probabilmente esatto, è difficile che poi ce lo raccontiamo, insomma. Ecco. Cioè diciamo non è nell'immediato. No, non è, ecco, non è a breve termine sicuramente. No, si parlava di queste cose da non negli ottaggi, cioè, comunque queste sostanze che rimangono nelle piante e in qualche maniera viene comunque, cioè il corpo si protegge. Sì, 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 c'è un adattamento, però per proteggersi praticamente c'è chi non gliela fa cede, naturalmente chi gliela fa si riproduce, però ecco, è un'evoluzione che implica diverso tempo. Altri dubbi? Volevo fare una domanda a un medico io, cioè riguardo all'insorgenza di queste neoplasie, dei tumori, no? Ormai si sa, perlomeno per quello che può sapere un esperto, che ognuno di noi magari combatte, ha delle cellule tumorali nel corpo tutti i giorni, no? Succede che il nostro sistema immunitario
deve combatterci, no, deve combatterci, fa un sistema di pulizia quasi sistematico e continuo nel tempo. Ecco, allora la domanda era come agire o a che livello agire su un sistema immunitario che in realtà è l'unico che può difenderci da queste pesti che nel bene normale, insomma, dobbiamo combatterci. Qual è il rapporto tra il sistema immunitario e il sistema inquinante che ci viene addosso? Su cosa è che bisogna agire? Per esempio adesso sono uscite anche queste polemiche sul fatto che certe terapie per i tumori sono ormai sorpassate, purtroppo dove ci sono i soldi ormai ci sono farmaci che costano anche milioni e che vanno a fare terapia sul sistema immunitario, non tanto sul combattere la cellula che poi è una devastazione alla fine. Ecco, questa è la domanda. Come comportarci in realtà con un'osservazione e anche una fonte di ottimismo, diciamo, tra l'agire sul sistema immunitario e queste pestilenze che ormai credo sia difficile, insomma, eludere? Ma dunque, allora, lei ha detto delle cose giustissime che sono anche aggiornate, quando dice che adesso ci sono dei farmaci che agiscono sul sistema immunitario che costano un sacco di soldi e che però sono efficaci anche contro i tumori. Sono usciti dei farmaci, degli anticorpi monoclonali che agiscono sul sistema immunitario, attivano cellule del sistema immunitario e quando funzionano danno dei risultati che non avevamo mai visto prima in precedenza per dei tumori per i quali c'erano anche poche terapie come il melanoma e adesso si stanno espandendo anche per altri tipi di tumori. Ovviamente la strada è ancora lunga, probabilmente verranno fuori altri farmaci simili e forse anche migliori. Qui la ricerca sta andando avanti velocemente, ovviamente le case produttrici se ne avvalgono e quando viene fuori il farmaco di questo tipo e hanno i risultati, i soldi non bastano mai, nel senso che costano delle follie, perché il primo di questi anticorpi monoclonali che è venuto fuori costava in dollari $30,000 la fiala, quindi circa €25,000 per fiala, se ne dovevano far 4 se ne devono far 4, quindi circa più di €100,000 per una terapia. Poi dopo il nostro sistema sanitario ha trovato il modo anche di pagarne la metà alle ditte, perché se lo volevano commercializzare gli hanno dati la metà, però sono sempre molti soldi. E sicuramente è un sistema questo che non so come reggerà nel futuro, perché si va verso una medicina di questo tipo, cioè sempre più legata a farmaci di questo tipo e ancora di più a farmaci personalizzati, cioè proprio per individuo a seconda dei danni genetici o epigenetici che ha avuto. Quindi probabilmente, sicuramente, i sistemi sanitari rischiano di saltare a quel punto e ogni Stato e ogni governo ci dovrà pensare bene come affrontarlo e noi cittadini ci dovremo pensare bene, perché noi abbiamo un sistema sanitario che ci tutela molto ed è forse uno dei migliori che ci sono al mondo. E io non sono certo dalla parte di quelli che vogliono fare le lodi dei nostri governi, però abbiamo un sistema sanitario che non dobbiamo mandare male, perché è veramente un sistema sanitario che protegge tutti. Io ho lavorato per 40 anni, non ho mai avuto nessuna pressione di nessun tipo per trattare o non trattare un paziente che fosse il professore X o che fosse l'ultimo
pezzente che passava per la strada, capito? Quindi nel nostro sistema sanitario queste differenze non ci sono mai state, però rischiano di venire fuori. Allora, vengo all'inizio della sua domanda. Lei diceva come ci dobbiamo comportare. Il nostro sistema immunitario ci dovrebbe difendere dai tumori che insorgono. Questo è tutta una considerazione filosofica che sono 100 anni che se ne dibatte, nel senso che noi non abbiamo la prova assoluta che il sistema immunitario ci protegga dall'insorgenza dei tumori. Abbiamo solo delle prove indirette, cioè sappiamo che quando ci sono malattie come l'AIDS o come malattie che interferiscono sul sistema immunitario, cioè che deprimono il sistema immunitario, gran parte di quei pazienti muoiono per tumore. Perché quando si moriva di AIDS, quasi la metà dei pazienti moriva per sarcoma o anche per altri tipi di tumore. Quindi indirettamente possiamo pensare che se il sistema immunitario non è efficiente, muore molta più gente di quella che muore di fatto per tumore. Quindi sicuramente il sistema immunitario serve, però credo che non abbiamo mezzi al momento per dire dobbiamo stimolare il sistema immunitario, perché il sistema immunitario in quel caso funziona con quelle pochi linfociti che conoscono le cellule tumorali, non con tutto il sistema. Non serve qualcosa che potenzi il sistema immunitario, non serve a niente, perché il tumore è come la mafia, è come il mafioso. Il mafioso non lo combatti con l'esercito, lo combatti con persone qualificate che vadano a scoprire chi è il mafioso, lo stanano e lo fanno fuori. Per cui quello che possiamo fare noi è cercare di evitare il tumore. Noi cittadini dobbiamo solo cercare di limitare la marea di rischi a cui siamo esposti, spesso per incuria dei nostri governanti. E qui lo dico chiaramente, se faccio le lodi al sistema sanitario non la faccio certo alla gestione di come viene utilizzato il petrolio, le trivelle, con gli scandali che vedete, con l'inquinamento che c'è stato e che c'è là dove trivellano, dove ci sono le discariche, la terra dei fuochi, Taranto e così via, dove il numero di tumori è esponenziale. Quindi l'inquinamento sicuramente è la prima cosa da combattere. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare non è: ci trovate la cura per i tumori? Va bene, sì, la scienza va avanti per cercare la cura dei tumori, ma la domanda che ci dobbiamo fare è: in che modo possiamo evitare di ammalarci di tumore? Perché io credo che nessuno abbia piacere di ammalarsi e poi di sapere che c'è la cura. Forse io preferisco non ammalarmi, non so voi. Scusate, forse l'ho tenuto un po' troppo lungo. Sì, no, io innanzitutto volevo dirvi grazie come relatori, perché avete fatto, diciamo, chiarezza su degli aspetti che tutti quanti noi tutti i giorni usiamo dei mezzi, degli apparecchi su cui nessuno di noi si pone neanche il minimo curiosità di dire che effetto fa male, o penso che l'ultima slide dove l'hai fatto vedere i comportamenti da non tenere, ecco, io sono uno, cellulare in tasca, adesso non ho il mobile, lo tengo sempre fuori, però diciamo i maschi lo hanno in tasca, nel taschino vicino al cuore, entrambi i casi non penso sia. Io volevo chiedere una cosa. Lei ha fatto giustamente, no, la relazione che tutti gli studi che ci sono stati fino ad oggi considerano l'esposizione come
l'apparecchio emette radiazione, quindi è una potenza termica, mi scalda, mi dà una reazione e su quella fanno un limite di esposizione. Più o meno la maggior parte sono stati tutti questi che hanno definito i parametri di limite. Poi ha introdotto il discorso dell'effetto epigenetico, che ovvero che va a modificare il DNA, per dirlo in maniera semplice, non l'espressione del DNA. Diciamo, usiamolo come dire, modifica il DNA per renderlo semplice a tutti. Su questo fronte ci sono soltanto degli studi di qualcuno, ma ancora la comunità scientifica non l'ha riconosciuto, o è già stato inserito, come dire, considerato come un effetto? La IARC, esempio, che lei ha citato, l'ente, lo reputa un effetto reale oppure sono solo studi che ancora non ha recepito? Perché l'ente, prima di recepire gli studi scientifici, applica tanto. No, ma la IARC l'ha recepito questo, è tanto vero che l'ha messo fra i rischi possibili cancerogeni. Però, vedete, dal punto di vista normativo, vi faccio un altro esempio, quello del glifosato, non so se l'avete seguito, quello della sostanza che è negli erbicidi, che la IARC l'anno scorso ha decretato come probabile cancerogeno, quindi quasi sicuramente cancerogeno, e sul quale stanno discutendo in questi giorni, hanno votato credo ieri o l'altro ieri in Europa, perché c'è la richiesta di metterlo al bando, di toglierlo dal commercio, ma non ci sono riusciti, è saltata la votazione per l'opposizione della Francia e per fortuna in questo caso dell'Italia, proprio per i movimenti dei medici per l'ambiente che hanno indottrinato per fortuna un po' anche i nostri politici che sono in Europa, perché altrimenti passava e probabilmente passerà. L'EFSA, cioè l'ente di controllo europeo, vuole dare altri 7 anni di proroga per avere la certezza che questa sostanza sia veramente cancerogena. Voi capite, altri 7 anni e c'è già, ci sono nelle acque superficiali, è la sostanza che è più inquinante in assoluto in Italia, là dove la vanno a cercare, perché la cerca solo la Lombardia, fino adesso l'ha dosato solo la Lombardia. Quindi la risposta non c'è, la risposta è l'EFSA si accontenta in pratica, perché bisogna capire il perché di questo, perché l'EFSA dice, cioè le regole sono che il produttore deve dare le prove della innocuità del suo prodotto, d'accordo? Il produttore di telefonini deve dare la prova dell'innocuità del suo prodotto. Quindi lui scrive che se usi con l'auricolare, quindi lo tieni a questa distanza, quelle radiazioni sono trascurabili. Però poi se te lo usi attaccato all'orecchio, sono fatti tuoi. E così via. Sapete che per le emissioni della Volkswagen e di tutti i motori diesel, perché non c'è solo la Volkswagen, sono quasi tutti i motori diesel, sono taroccati tutti nello stesso modo, non hanno costretto la Volkswagen a mettere a posto le macchine, hanno innalzato i limiti, lo sapete? Hanno votato tutti questi a favore in Europa per innalzare i limiti di emissione fino al 2020. Quindi adesso non se ne parla più perché sono tutti a norma, ma sono tutti a norma perché continuano a fare a inquinare come inquinavano prima, in maniera truffaldina. Non so se ho risposto, però non è questione di scienza qui è questione di volontà politiche, economiche, cioè fino a che il punto iniziale è l'economia e non è la salute, il benessere del cittadino, queste due cose non vanno insieme, capito?
scusate, io travalico dopo nelle risposte, però. Ma la cosa comunque, cioè lo Stato ci mette nella condizione come adesso. Vengono i pomodori da un paese fuori, cioè nei nostri sappiamo come sono coltivati, gli altri no. Argomenti di quello che fare, no? Certo. Tutto è messo che comunque sia, prima c'è il soldo, poi c'è la salute. Lo so, ma non abbiamo altra arma che informarci, andare su internet e fare pressione. Non c'è altro modo. Certo, non c'è altre altro cose nostre, poi. Non c'è altro modo. Genuine no, dobbiamo prendere lì. Potremmo fare anche noi, in una certa maniera, invece no, dobbiamo prendere là. Bisogna cercare e condizionare il mercato, capito? Riuscire a condizionare il mercato. Io sono un attuaio. Per quanto riguarda gli auricolari, quelli col filo. Io empiricamente, parlando molto al cellulare, già col calore uno lo sente vicino all'orecchio subito. Io ho notato che anche con gli auricolari col filo sento un certo colore, cosa che non sento con l'auricolare Bluetooth. Poi leggendo su internet sembrerebbe che molti degli auricolari in dotazione hanno incorporato l'antenna FM della radio. Può fare questo da veicolo per la trasmissione delle onde? Sicuramente l'auricolare non è che azzera l'emissione del cellulare, senza dubbio. L'auricolare è un filo di rame che di conseguenza può essere un conduttore, può anche veicolare, però di fatto abbassa esponenzialmente l'emissione del cellulare. Quindi non solo l'effetto che lei sente quando lo utilizza, però di fatto il Bluetooth lavora a 2,5 GHz e quindi emette quella frequenza. L'auricolare si riemette delle armoniche di quella frequenza lì, ma a intensità così basse che il fenomeno di riscaldamento non dovrebbe esserci. E l'antenna che mettono dentro l'auricolare può essere un conduttore? Ma l'antenna è il filo stesso. Il filo stesso è il filo. Però in quel caso quando fa l'antenna è il ricevente. Dopo è chiaro che magari può riveicolare in qualche modo il segnale del cellulare, però lo siamo a ordini di grandezza di intensità inferiore, insomma. Però questo problema mi pare che c'era anche per, cioè una volta si diceva, no? questi giovani sempre con queste cuffie, perché poi per emettere un suono sono delle... Si parla sempre di onde, però in quel caso sono onde acustiche e quindi sono onde meccaniche. Però sono fisiche che fanno vibrare una lontana. Sì, però sono fisicamente differenti dalle onde elettromagnetiche. Sì. Però in questo caso c'è un errore così, che un po' fa sentire. Questi giovani da mattina alla sera sempre con queste cuffie. Sì, sempre è una problematica però di carica. L'assurdità. Ma poi c'è anche un campo magnetico che comunque sia, c'è sempre attaccato al cervello. Non è un campo magnetico in realtà, perché non si parla di campo elettrico e di campo magnetico. No, non è andata per questo. No, sono vibrazioni acustiche, però sono onde meccaniche, quindi è diverso proprio. Sono due fenomeni differenti. Da una parte si parla di elettromagnetismo, dall'altra invece sono onde meccaniche. Dicevo l'altra volta, per muovere questa membrana, cioè per generare un suono, è un campo elettrico che muove, una bobina che muove su un magneto. Perciò hai comunque due magneti attaccati all'orecchio. Sì, ecco, però le intensità in quel caso sono veramente esigue, ecco, perché naturalmente non è quello il mezzo per trasferire il segnale, ma è un mezzo per muovere delle membrane lì. Ho capito cosa voleva. Non avevo capito dove voleva. Sì. Ho capito. Intanto chiedo una cosa al dottor Imperatore. Si è mostrato le bellissime foto, no? A livello d'esperienza, è una curiosità mia, ovviamente non ha nessun rigore scientifico, a livello d'esperienza lavorativa, insomma, professionale, si è notato un incremento di certe patologie tumorali, per esempio, nel corso degli ultimi anni? Quello che io posso dire, così, come oncologo che
che sta in ospedale tutti i giorni, che più volte poi ho detto, è che la malattia cancro sta diventando sempre più, non più una malattia dell'età avanzata o della terza età. Io quando ho iniziato da specializzando, fare oncologo voleva dire fare il geriatra sostanzialmente. Oggigiorno invece sempre di più vediamo casi di tumore nelle persone giovani, relativamente giovani, mi riferisco ai quarantenni, ai trentenni, quindi questo può avere tante spiegazioni, alimentazione, ma sicuramente non è solamente questione di alimentazione, c'è tutto un problema di probabilmente influenze, danno epigenetico che comincia ad avere il suo effetto dall'anno zero di un soggetto appena nato. E il mio timore è che magari anche nelle prossime decadi questo fenomeno si rivelerà sempre di più nel suo, nella sua, insomma, nel suo effetto. Grazie. Io volevo fare una domanda proprio a livello genetico. Volevo chiedere se il tumore è ereditario. No, non ho capito. Volevo chiedere se il tumore è ereditario. Può essere una malattia ereditaria oppure allora, si può essere predisposti? Allora, diciamo, esistono dei tumori ereditari, sono però molto rari e sono tumori in cui c'è un danno genetico, proprio un danno di geni, del DNA, che possono essere trasmessi in via ereditaria. Normalmente occorre che il gene malato sia in tutti e due i genitori perché venga fuori la malattia, quindi sono molto molto rari questi tumori ereditari e vengono fuori ovviamente nei bambini, si conoscono, si sanno quali sono. Purtroppo, come diceva il dottor Imperatori, stiamo vedendo un aumento dei tumori anche nei giovani e nei bambini, non di tumori ereditari, ma di tumori che possono avere una facilitazione in questi meccanismi epigenetici che si è visto negli animali, nei topi, quindi negli animali da esperimento, passare da una generazione all'altra fino alla terza, quarta generazione, cioè dei danni epigenetici nei topi si vanno a finire nei figli, nei nipoti fino alla terza o quarta generazione. Questi danni epigenetici che dipendono dall'ambiente però sono anche reversibili, cioè è dimostrato che se cambia l'ambiente certi danni epigenetici regrediscono, non ci sono più. Quindi, cioè, bisogna lavorarci sopra su questo, capito? La trasmissione genetica è una roba minimale come danno del gene, come invece potenzialità di portare dei danni anche al nascituro, per esempio da esposizione a pesticidi, per esempio da esposizione a veleni, in gravidanza o anche poco prima del concepimento, queste sono cose da considerare. Ci sono lavori che dicono questo, insomma, che lo dimostrano. Grazie. Di avviarci, se non ci sono altre domande, delle conclusioni. Perché dopo non dormono più stanotte. Bene, allora la serata è stata decisamente molto 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 intensa e piena e penso che il messaggio principale e fondamentale che ci possiamo portare a casa è quello che la prevenzione della nostra salute inizia tutti i giorni dalle piccole cose, questo è il messaggio che mi porto a casa io da questa serata. Ringrazio la fondazione, la cooperativa Girolamoni che stasera ci ha ospitato e quindi ci ha aiutato e ha collaborato con noi come altre volte per fare delle iniziative sempre molto belle.
vi invito per chiudere in bellezza questo ciclo di incontri della prevenzione che sono iniziati alcuni mesi fa da parte della nostra cooperativa. All'ultimo incontro, giovedì 26, si terrà a San Giorgio di Pesaro nella sala polivalente e si parlerà di nutrizione con la nostra colonna, il dottor Imperatori, che si presta sempre a fare queste belle serate, con una dietista, la dottoressa Silvia Monaldi, che appunto è un'altra delle nostre collaboratrici, e per finire direi in bellezza e in dolcezza con una pasticcera famosa, direi, di Fano, di una pasticceria famosa di Fano. Quindi ci sarà anche un momento, diciamo, di festa insieme. Quindi siete tutti invitati. Grazie.